Ciao a tutti, guerrieri e guerriere, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon. Per la terza volta sto registrando questo video per le mie solite gaffe. Oggi non si parla di Sailor Moon, ma di anime e manga, sì, ma dei preferiti del mese. I preferiti del mese di giugno 2020, il terzo video della categoria agosto, perché per me è sabato 1 agosto 2020, saranno i preferiti del mese di luglio 2020. Ok. Iniziamo subito. Il primo preferito del mese, ho dovuto cambiare location perché ora ve lo spiego. Il primo preferito del mese è quello che c'è dietro di me, la nuova cucina. Ho dovuto cambiare location per registrare questi video perché di là c'è ancora roba che mia sorella, che si è trasferita in un'altra casa, deve venire a prendere. Però, super impegnata mia sorella. No, non avendo ancora, non lo so, ancora c'è inagibile, come il termine indica, inagibile quella location. Ho fatto dei cambiamenti nella stanza, poi ve lo spiego nel preferito. Secondo preferito, no, cucina che appunto era molto diversa da quella di vecchia, più grande, più piccola, era la lavastoviglie. Quindi mi piace molto perché quella vecchia era molto più piccola. Il secondo preferito del mese è la serie televisiva Supergirl della DC Comics. Non l'avrei mai detto, Ferdinando inizia a vedere Supergirl. Sono arrivato dopo la puntata dopo il crossover di Crisi sulle Terre Infinite, però ora c'è in Italia la sospensione perché c'è come si dice, c'è la pausa estiva. Legend Tomorrow in Italia la stanno trasmettendo perché sono 15 episodi. Supergirl sono fermate al 15° episodio. Ho preferito le prime tre stagioni, la quarta e la quinta no, perché sta come è successo con Flash stagione 6 e probabilmente anche la quinta. Gli sceneggiatori stanno avendo poche idee, secondo me, per colpa del Covid, la stagione 6 di Flash è stata sospesa, è rimasta in sospeso, non è proprio un finale aperto, è un finale aperto che affermano che la settima stagione sia l'ultima di Flash perché il protagonista, l'attore principale, gli scade il contratto nel 2021. Questi sono solo questi che per ora non sappiamo niente. Supergirl ha, diciamo un po', le prime tre mi sono piaciute, la quarta e la quinta no, anche per la presenza di Lex Luthor, che purtroppo lo sappiamo è un nemico del cugino Kal-El, quindi Superman, quindi alla fine non mi è andata giù praticamente. La cucina doveva arrivare il 12 di marzo, ma per colpa del coronavirus è arrivata il 17 giugno. Ragazzi, amo questa cucina perché è molto spaziosa. Terzo preferito del mese è un anime di quello che tu dici, Ferdinando, è un anime in cui hai 35 anni e non conoscevi l'esistenza negli anni 90. Recentemente la Star Comics ha fatto una nuova edizione del manga perché prima erano 5 volumi, sempre della Star Comics, la Star Comics ha dimezzato da 5 volumi a 3 volumi e sto parlando di Utena. Utena io sono fermo al terzo o quarto episodio perché avevo già due anime da vedere. Una era Attack on Number 1, che sono arrivata al sesto episodio, quindi devo vedere dal settimo episodio. Le persone dicono che Italia 1, Italia 2, i canali Mediaset mettono sempre Attack on Number 1 perché l'hanno visto millesimi di volte. Io non l'avevo mai visto perché questo succede quando Ferdinando negli anni 90 non piaceva una cosa, chiudeva. E so era successo con gli altri anime, meno male che non Sailor Moon. Mi piaceva più all'epoca Attack on You, Mille Shira, due cuori nella pallavolo. Adesso, avendo i manga di Attack
attacca number one di Koizue Aniwara, chiamata in Italia Mimì perché era troppo difficile Koizue. Quindi Utena è del 97, mentre Attack Number One, il manga è fine anni 60, inizio anni 70, mi sembra anni 70 l'anime. E quindi io l'altra sera ho visto Nanako, un altro anime manga che io non conoscevo l'anime. Sono arrivato al 38esimo episodio e anche lì brividi, perché nel defunto Hideo Azuma nel 38esimo episodio in due scene fa fare un cameo a Pollon. Sappiamo che Hideo era anche lo stesso mangaka di Pollon, quindi questo fatto che in Anapo si vede anche Pollon è un crossover, però mi dispiace solo che Nanako, nel mondo di Nanako, Pollon non sia un personaggio reale, ma un personaggio televisivo, tra virgolette, chiamiamolo così. E quindi sono arrivato fino all'ultimo episodio di Nanako, e quindi dopo ho visto Nanako, l'anime, il 39esimo, posso vedere Utena, riprendere Utena e riprendere appunto Attack Number One. Io lo chiamo in giapponese Attack Number One, voi lo chiamate in italiano perché siete abituati. Sapete che io odio, da quando ho saputo che Mediaset in Italia venivano modificate, io i manga, gli anime, io li chiamo, e i protagonisti li chiamo sempre il nome originale, anche se io li ho conosciuti nei nomi italianizzati. Quarto preferito è un preferito che nell'ultimo video, era sempre in questa location qui della cucina, di maggio, l'avevo detto. Uno youtuber mi doveva fare un regalo, che questo pacco è stato spedito, un regalo che conteneva dei volumi di manga. Questo pacco non è mai arrivato, quindi è andato perduto. Io ora non so come è potuto succedere, perché allo youtuber del Sailor Team, poi vi svelo chi è, e risultava il tracking, come si dice così, che il pacco è arrivato qui a Firenze, ma è in casa mia, non è arrivato in questa nuova casa, sperando che non sia andato nella vecchia casa, perché nei citofoni della vecchia casa ci sono ancora i miei cognomi delle mie famiglie e i miei recapiti, diciamo, e non si sa, questo pacco è andato perduto. Io all'inizio pensavo che erano dei controlli per il coronavirus, questi protocolli che ora sono, però questo pacco non è mai arrivato, è andato perduto. Non so che manga erano, perché c'erano più di manga, un tot di manga un po' diversi. Lo youtuber in questione, che parteciperà anche come cameo in Crisis on Infinity Arts on Florence Italy, è Locomanga. Locomanga, come ho detto privatamente, mi dispiace che questo tuo regalo non è arrivato, è andato perduto, e potrebbe essere che a giugno, a luglio erano già in ferie, ma è strano. Poi io penso sia, io non so se sia Poste Italiane, se sia un'altra, tipo altri tipi di corriere. Se non fosse Poste Italiane, quindi ci sono altri corrieri, ora non so che corrieri sono, che corriere potrebbe essere, potrebbero essere che loro sono andati in ferie. Potrebbe essere che da nord Italia arrivare al centro Italia, in Toscana, è andato perduto. Può essere che l'hanno mandato, può essere che sia in deposito, fermo. Io non so niente, perché non mi è arrivato neanche la ricevuta per andare a ritirarlo. Quindi io qui non è arrivato proprio nulla. Può essere che sono, se non fosse Poste Italiane, siano secondo me un altro corriere, o sono in ferie,
o sono chiuse in ferie, oppure il pacco è stato dimenticato nel deposito e pensano che il pacco è arrivato qui. Io non so niente. Mi disse lo youtuber Logomanga che doveva andare a vedere in posta, poi non mi ha fatto più sapere nulla. Allora, io virtualmente questo pacco, questo gesto l'ho apprezzato, perché anche fra Format e Channel, non so, nel 2021 penso ne dovrà spedire un'altra cosa, che poi mi deve dare ancora conferma, perché se arriva la conferma da parte sua poi ve lo accenno. Comunque, due in questi mesi, due persone che mi dicono: Loco Manga mi ha detto ti voglio regalare questi manga doppioni, te li spedisco. Non so che manga erano, non so se arriveranno, però purtroppo è così. Mi dispiace tanto, Loco Manga, che non è arrivato nulla. Poi era anche bello perché potevo fare un unboxing da gennaio, dicembre, da dicembre 2019, gennaio 2020, che io non ho acquisto più manga, perché sapete la situazione, eccetera eccetera, perché io ho dovuto fare una scelta. Questa scelta non, in realtà la situazione non mi dava un futuro, non mi dava. Poi, avendo in casa mia madre che mi chiede sempre soldi, in questo modo io so che lei non mi chiede più, ma anche mi dava fastidio anche questa donna che mi chiedeva sempre soldi quando lei non ci aveva. Poi la cifra era bassa e non potevo conservarmi perché non mi rimaneva nulla. Il quinto preferito del mese è un'altra location, quella che io faccio i video. Sapete che mia sorella e Siria abitano in un'altra casa, sono andate ad abitare, quindi da fine giugno, penso, inizi luglio, o penso sia un mese e mezzo, comunque sto iniziando ad... scusatemi le cuffie ventilatori. Stavo iniziando a dormire da solo nel lettino in cui dormiva mia sorella Estidia. All'inizio, per un paio di settimane, quel materasso dei vecchi lettini a castello, perché sapete che mia madre ha tante spese e non ha potuto comprare, mi dava fastidio, perché io per Siria, voi dovete sapere, Siria quando è arrivata in casa, da quando era piccola fino ad ora, mia sorella l'ha fatta abituare a dormire sopra i letti. Mia madre non voleva, quando abitavano nella vecchia casa del quarto piano, non voleva che Siria saliva sul suo letto matrimoniale, quindi io ho dovuto dormire per 10 anni e mezzo insieme a mia madre. Mia sorella poi ha fatto la maturità, è andata via, diciamo così, e poi è venuta 3-4 giorni insieme a Siria per incontrare delle amiche, è rimasta qui un paio di giorni e non ha dormito nel letto dove dormo io, nella camera dove registro i video, ma ha dormito insieme a mia madre. Siria poi con la cuccia, perché la cuccia di Siria è ancora qui, ha dormito accanto a lei a terra. Quando mia sorella me l'ha lasciata un giorno, è andata da una mia cugina a Bologna, Imola, non mi ricordo dove abita, per la laurea magistrale, mia cugina sì, ha fatto lettere anche lei. Io sono fermo con questi 5 esami perché ora, senza soldi, ho paura, ho dovuto smettere di interrompere, quindi ho questa camera, quindi Siria dormita insieme a me a terra. Comunque io ho questa camera tutta per me,
Era dal 2000, quando avevo 14-15 anni, che abitavo con i miei nonni materni, che non avevo più una camera. Dopo 20 anni sono ritornato a dormire e ora ho messo delle cose al muro che poi ve lo farò vedere nel vlog, scusatemi, sempre di questo mese. L'ultimo preferito è Stargirl, che è un'altra serie televisiva che non mi stava piacendo. Adesso chi, gli hanno fanno uscire anche i personaggi, hanno fatto alcune uscite di scena morendo, però 13 episodi è un po' pochi. Meno male che è stata rinnovata per la seconda serie. Quindi su Stargirl della DC siamo su Terra 2, sulla nuova Terra 2, no, della vecchia Terra 2, che era molto diversa. Beh, i preferiti io li concludo qui. I miei social network in info box. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!